Ciao ragazzi, qui Marchettino e finalmente gli amici di DSV Wrapping si sono fatti la macchina aziendale seria. Andiamola a provare. DSV si sono comprati questa M4 e sono stati così gentili da farmela provare. Io sono molto curioso di provare l'M4, che seppur stia uscendo di produzione, questa è l'erede della mia M3 92, una macchina che ha già qualche anno, e rispetto all'M3 92 è una macchina completamente nuova e più efficiente sotto ogni punto di vista. Esteticamente parlando la trovo un po' più grande, più muscolosa, molto bella da vedere. E questa configurazione, grigio canna di fucile con gli interni rossi, tanto carbon negli interni, configurazione molto sportiva ma anche piuttosto sobria, perché a guardarla da fuori non è una macchina che attira molto l'attenzione. Anche se rispetto a una serie 4 normale, già a guardarla si capisce che questa è una versione molto più pompata e sportiva. E si può capirlo già dando un po' di gas sull'acceleratore. Se sull'M392 avevamo un grosso 4000 vuoto aspirato, sull'M3, beh, qui vige la regola del downsizing. Davanti abbiamo 3 litri, 6 cilindri in linea, biturbo, da 430 cavalli e ben 500 Nm di coppia. Solamente 20 cavalli in più, però quello che colpisce è la coppia, che è ben il 30% di più, e guidandola si sente la differenza. Adesso, per avvertire una differenza ancora maggiore, goderci appieno questo motore, cambiamo la mappatura, adesso siamo in comfort, mettiamo in Sport Plus con la cambiata manuale. Qui non è necessario tenere sempre il motore ad alti giri per tirar fuori la potenza. Si sente che è decisamente più scorbutica e rabbiosa con tutta questa coppia extra. L'altra differenza che possiamo sentire al volante è ben ovviamente il sound del motore. Devo dire, lo scarico di serie dell'M4 non è male, mi piace il sound, certo come il vuoto aspirato. Ho sentito dal vivo tante M4 con lo scarico modificato e penso che il sound sia semplicemente terribile, quindi secondo me l'M4 con lo scarico di serie fa il sound più equilibrato e giusto e soprattutto piacevole da sentire. Cambi di marcia praticamente fulmine grazie al cambio a doppia frizione. Mi piace anche il fatto che qui nella plancia c'è un selettore che ci permette di impostare la velocità di cambiata. Ovviamente una macchina così tieni sempre la cambiata più secca e veloce possibile. Una particolarità dell'M4 è che è disponibile anche col cambio manuale, però la maggior parte dei clienti la prendono con doppia frizione, e li capisco, perché lo trovo un cambio molto brillante e permette anche l'auto di essere sfruttata di più a livello quotidiano. Anche se d'altro canto devo dire, come sapete, secondo me il cambio manuale offre un piacere di guida più alto, e guardando sul mercato attualmente le M4 manuali sono penalizzate, valgono di meno di quelle con doppia frizione, ma secondo me tra qualche anno la cosa si ribalterà.
Un'altra cosa che mi fa molto piacere vedendo il mercato dell'usato è che le M392 con pochi chilometri iniziano a costare di più delle M4 usate. Sicuramente il fatto del downsizing, un'era più elettronica, più restrizioni, favorisce le quotazioni della più vecchia M392. E la cosa mi fa molto piacere. Anche se devo dire che obiettivamente questa M4 la trovo superiore sotto ogni aspetto. E anche a sedermi qui dentro all'abitacolo, adesso proviamo a rimettere la mappatura tranquilla. Valvole chiuse, sterzo più morbido, favolosa. Posso anche apprezzare gli interni, che sono stupendi a dir poco. Questa pelle rossa che fa contrasto con le plastiche nere, tanto carbonio rispetto alle M3, in termini di qualità si vede che è proprio un altro pianeta. Ok, rimettiamo su Sport Plus. M392 abbiamo circa 800 giri motori in meno. Cambia molto anche l'erogazione, perché questa la trovo molto piena e potente dai bassi regimi fino a più o meno 6.000 giri, mentre l'M392 è l'opposto, i bassi un po' più vuota, mentre dai 5.000 fino al limitatore è un crescendo di potenza e coppia che ti tiene attaccato al sedile. È una macchina abbastanza nervosa e brusca, devo dire. Quindi io penso che a guidare questa macchina con l'elettronica spenta bisogna avere il manico. E rispetto all'M3 questa la trovo più cattiva. Il problema è che se invece proviamo ad accendere i controlli, io sono praticamente col gas pieno, sì, l'elettronica taglia tutto, ma anche ad uscire, anche in terzo. L'elettronica con i controlli accesi è molto invasiva, perché effettivamente la macchina fatica a scaricare tutta la potenza. Anche in rettilineo, in terza marcia, vedo la spia del controllo di trazione che si illumina. Sì, effettivamente guidare questa macchina con i controlli accesi è fastidioso, che la potenza taglia tanto, eppure se stacchi i controlli devi avere il manico. Notevole anche l'impianto frenante di questa M4 che monta dei carboceramici, un optional che non tante M4 hanno, anche perché stiamo parlando di impianto frenante da più o meno 10.000 euro. 10.000 euro? 13, sì. Ah, beh, no, mi 13. Sembra che in aftermarket dovrebbe essere sui 13.000. Diciamo che forse, a meno che siete in pista tutti i weekend, forse anche l'impianto frenante è fin troppo esagerato per questa macchina. Ok, siamo ritornati da DSV. Come potete vedere, i ferri qui in azienda non mancano mai. Diamo un'occhiata da vicino all'M4. Sì, diciamo che questo grigio non mi fa impazzire, preferirei un grigio nardo Audi, che la renderebbe molto più aggressiva, così la macchina è un pochino anonima, forse troppo direi. Forse un'altra cosa che non sopporto di questa macchina sono i loghi M, che sono praticamente ovunque. Ad esempio qui abbiamo 1, 2, 3, 4, ovviamente li abbiamo anche su quest'altra fiancata. Se entriamo nell'abitacolo la troviamo nel battitacco, sulla pedana, nel volante, ovviamente sul cruscotto, sui sedili. Praticamente ci sono circa una ventina di loghi M, una cosa che mi irrita parecchio. Sulla mia M3 non ce ne sono così tanti, non c'è bisogno di ricordarmi ovunque guardo che questa è una M. Si vede già dai quattro scarichi, dai fianchi più larghi e muscolosi. Trovo stupido di mettere così tanti loghi M sulla macchina.
Io invece nell'abitacolo dell'M4 ci rimarrei per ore e ore, molto volentieri, perché è stupendo. Mi piacciono molto questi sedili rossi, che sono molto confortevoli ma anche molto adattivi. Ci sono anche le regolazioni qui sotto sedile, che permette di regolare persino i fianchi. Sì, devo dire che nel complesso questo M4 mi piace, ma avendo un M3 92 faccio fatica a giustificare un cambio da un M3 92 a questa. Questa è molto più rabbiosa, molto più scorbutica, molto più impegnativa da guidare, e onestamente preferisco l'erogazione dell'aspirato, così come la risposta del serratore, anche se devo dire che con l'M4 BMW ha creato una macchina favolosa. Io ringrazio gli amici di DSV Wrapping per avermi prestato la loro M4, e ragazzi, se vi è piaciuto questo video mettete like, iscrivetevi al canale se l'avete ancora fatto, e come sempre grazie per la visione. Ciao!